La Toyota Celica Supra a trazione posteriore e doppio albero a camme era un sogno per i ragazzi degli anni Ottanta. La Toyota ha fatto centro con la Celica Supra. Oggi è raro trovarne una che non sia stata completamente modificata. Da quanto ce l'hai? Ce l'ho dal 1984, Mike. È tantissimo tempo per una macchina. Sì. Abbiamo scovato una P-Time originale del 1982, ma come qualsiasi cosa prodotta nell'epoca dello spandex e dei VHS, anche quest'auto dimostra tutti i suoi anni. Guarda il volante. Sì, è un peccato. Se con Enter riusciremo a riportarla al suo splendore originale di auto sportiva... Qualcuno l'ha riparata male. Senza spenderci troppo. Oh, brutte notizie. Potremmo trarne un bel profitto. Toyota Celica Supra del 1982. Devo dire che Eric mi ha convinto dall'inizio. Appena sono entrato nell'hangar e l'ho vista parcheggiata. Questa è l'auto di cui mi sono innamorato tanti anni fa. È una passione che mi porto dietro fin da allora. Quindi mi ha conquistato dal primo istante. Mi ha colpito, davvero. La Toyota ha fatto centro con la Celica Supra. Al tempo un motore da 6 cilindri produceva 145 cavalli. Oggi non sono molti, ma quest'auto passava da 0 a 100 in meno di 10 secondi. Oggi non sorprende, ma per gli anni 80 era un fulmine sulle strade, davvero. Ah, siamo tornati negli anni Ottanta? Una Toyota Supra, con una delle linee più pulite che abbia mai visto. Ho usato la macchina del tempo, sono tornato indietro nel 1982 e l'ho presa a un concessionario dell'usato, a 6 mesi di vita. Sì, ma a quanto? Non ci crederai, ma per questa meraviglia ho speso solo $6,500, circa 5.000 sterline. È l'essenza dell'auto da Gran Turismo. Bella, vero? Non va toccata. Non voglio cambiare nulla. E aspetta di vedere sotto il cofano, perché è veramente un'auto magnifica. È il modello con il motore a doppio albero a camme. Vedo una piccola perdita d'olio. Purtroppo la parte peggiore non è questa. Guarnizione della testata. Sì, è andata. Cambiamo la guarnizione della testata e facciamo in modo che torni a camminare come si deve, perché se lo merita. Sì, quest'auto è stata concepita per poterci lavorare. La Toyota l'ha resa fruibile a tutti. C'è anche una piccola torcia qui nel vano motore, guarda. Sì, bella, vero? Ed è assemblata in modo da poter essere completamente smontata. È stata una delle prime generazioni di macchine in cui hanno iniziato a etichettare le varie parti con i colori. In blu il serbatoio dei tergicristalli, nero per l'olio, argento per l'acqua. Così lavorare sull'auto è più semplice. Accidenti. Rimossa la testata, la guarnizione viene via facilmente. Quando la Toyota produceva questa macchina, nel 1982, usava l'amianto per le guarnizioni. Sono piuttosto sicuro che sia tossica. La nuova guarnizione che userò deve fare da cuscinetto tra due superfici perfettamente piatte. Ogni minima deviazione o scarto ne comprometterebbe il funzionamento, quindi preferisco far rasare la superficie della testata. Ho mandato la nostra testata in un'officina meccanica proprio dietro l'angolo. Saranno loro a rasarla per noi, ci vorranno un paio d'ore. Nel frattempo mi sono dato una pulita, ho preso una tazza di tè e ora vi mostrerò a cosa serve esattamente la guarnizione di una testata. Per spiegarvelo userò questo, la sezione di un motore vuoto. Notate come è evidente la separazione. I 4 cilindri dove passa l'olio e il canale tutto intorno dove passa il refrigerante. Ora, al posto della guarnizione, utilizzerò un semplice sigillante in silicone, applicandolo su una sola metà del motore. Il trucco è riuscire a creare una sigillatura impermeabile che tenga separati olio e acqua. Vi ricordo che in questo caso stiamo usando il silicone al posto della guarnizione. Ora devo riempire il manicotto con del liquido refrigerante che assomiglia un po' alle bevande energizzanti. All'esterno del motore c'è il refrigerante, all'interno va l'olio.
Al posto del coperchio ho preparato una lastra di plexiglass, così possiamo vedere esattamente dov'è il problema. Vedete, il silicone si sta spargendo sotto la lastra, creando una sigillatura ermetica impermeabile tra l'acqua e l'olio e riproduce la funzione della guarnizione. È ermeticamente chiusa, ma l'unico modo di testarla è con un getto d'aria che riproduce la pressione alla quale è sottoposto un motore quando è in funzione. È il momento della verità. Più o meno ha funzionato. Proprio come i videogiochi e i capelli cotonati, la Toyota Celica Supra ha raggiunto il picco di popolarità negli anni 80. Grazie al cambio a 5 marce William Mosa, quest'auto è ancora veloce e divertente da guidare. La linea peculiare, che ha reso la Supra memorabile ai suoi tempi, ora ha un forte appeal retro. Abbiamo un po' trattato sul prezzo. Qual è il tuo prezzo migliore? 6.500. Qua la mano. Andata. Grazie. Sì. Ed è stato un bene, perché questa Supra aveva bisogno di qualche lavoro sotto il cofano. Brutte notizie. C'è una crepa nel collettore. Ant ha aggiustato il collettore rotto, cambiato la guarnizione della testata e sostituito gli interni danneggiati dal sole. Mi si sta sbriciolando tra le mani. Io invece ho contribuito personalmente al rivestimento dello sterzo. La mia maestra di cucito della scuola sarà immensamente fiera di me. Il tubo di scappamento ballava. Sento giusto un colpetto ogni tanto da dietro. Ant ci ha fatto risparmiare un bel gruzzolo costruendo da solo una nuova marmitta. E ha anche riparato i fari a scomparsa, che ora funzionano bene. È stato facile. Questa Supra era un vecchio cimelio bisognoso di cure e ora è un'auto originale vintage degli anni 80 perfettamente funzionante. Quanto ci è costata? Abbiamo speso $6.500 per comprarla. La guarnizione della testata è venuta a $685. Collettore e marmitta $180. La diamantatura dei cerchioni $500. Il restauro degli interni $3.000. In tutto ci sono volute 39 ore di lavoro e una spesa finale di $10.865. O, se preferite, 8.400 sterline. Senti? La adori, vero? Incredibile, si guida come una macchina nuova. Il bialbero è favoloso. All'improvviso si trasforma in una Gran Turismo. Si sente che il motore è a punto. Ti è piaciuto lavorarci? Davvero un privilegio. Lavorare su quest'auto è stato fantastico, perché è semplice ingegneria giapponese. Smonti tutto, sistemi e rimonti. La guarnizione della testata è un lavoro grosso. Una volta superato il fattore paura, se ti approcci con un po' di sicurezza, è solo una guarnizione. Ok.